Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione di quello che sarà la prossima collaborazione, la collaborazione per il prossimo anno. In questo caso per la mostra della ceramica, ma non solo per la mostra della ceramica, cioè quest'anno, l'anno 2024, sarà un anno che vedrà la collaborazione con il distretto della Cina, il distretto di Yongzhou, e sarà una collaborazione non solo che riguarda non solo la mostra della ceramica, ma tutta una serie di altri aspetti. Intanto permettetemi di salutare gli ospiti che sono presenti in videoconferenza dalla Cina, in particolare la vice sindaca e poi tutti gli altri ospiti della Cina. Dopodiché saluto gli artisti di Matera, Raffaele Bentasuglia e saluto ancora non sono arrivati, ma ci sono due sensi di passepacci in quanto partner della città di Castellammare, diciamo. 这个不能切换成大屏和画中画吗？ Intanto devo fermarmi perché devo tradurre sinteticamente in cinese la parte. Voglio dirlo, è l'ambasciatrice della città di Castellammare in questo, nella costruzione del rapporto con il distretto di Yongzhou e quindi con tutta la Cina. Voglio salutare le signore presenti, le signore cinesi presenti dell'Associazione delle Donne, Forza delle Donne Cinesi, grazie per essere qui e vi presento al tavolo l'assessore alla cultura della città di Castellammare, Claudio Vecas, Emilio Pellegrini, editore, il curatore della mostra della ceramica, professor Giuseppe Verdero, Cendo lo conoscete già, la professoressa Baruzzi, di cui abbiamo parlato poco fa, e il capogruppo nel Consiglio Comunale della città di Castellammare, Alessandro Russo. Traduco un attimo.今天我们最重要的一个信息是要告诉大家，中国永嘉县将成为我们下一届国际陶瓷艺术。我们一起拍一下手啊。这个主宾城市，从今年二月份我们开始建交以来，我们达成了一个共识，就是从陶瓷艺术作为切入口。 全面开展我们两地的交流与合作。刚才呢，市长。
大概的介绍一下我们这个在出席的，从我的这个右边，tecnico municipale d'Arto Carelata, presento alla delegazione della sindaca cinese. 那我这边要介绍吗？ 我们从我的最右手的是我们文化旅游局的局长，然后是我们这个 Federini 出版社的社长。 然后是我们这个陶瓷艺术节组委会主席，我是Castellamonte市长，我是中艺青年会长陈明，我们的这个Castellamonte市政府特别任命的文化大使啊，上的艺术家，还有呢是我们Castellamonte议会的这个首席议员。 Bene, quindi prima di passare la parola alla professoressa Baruzzi che presenterà quello che è il dono che è stato realizzato per, proprio per l'inizio della nostra collaborazione, io vi ringrazio e sono certo che insomma, da oggi inizia una bella collaborazione che porterà sicuramente tanti frutti. Ecco. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che comunque la città di Castellamonte stia sempre di più lavorando assieme a città, a distretti, come in questo caso delle varie parti del mondo, per far sì che insomma, le interazioni artistiche e culturali siano sempre rispettate e siano sempre rafforzate anche. Grazie. Sono in Castellamonte, da Sardamo, per la Pescia, oggi è un giorno importante, oggi noi rappresentiamo la nostra città con la Cina, iniziamo 以文化艺术为核心的这种人文交流的重要活动，因为今天呢，我们的文化大使上的艺术家呢，他也准备了一份特殊的礼物，所以我现在先邀请上的发言。对。Ringrazio di essere qui e soprattutto sono molto onorata che questa ceramica nata dallo studio e dalla lettura dell'opera di Dante Alighieri, che penso sia conosciutissimo e non ho bisogno di spendere altre parole, proprio nata in ricorrenza dei 700 anni della morte, abbia portato a questo scambio. Vi arrivi questa opera in dono, in ceramica, proprio perché in Castellamonte la nostra eccellenza è in questa materia di antica tradizione, ma anche di un linguaggio rinnovato, moderno e contemporaneo, praticato anche dai nostri colleghi e anche dai nostri giovani del territorio, e che si possa con questa opera creare un comune, uno scambio e soprattutto avere le vostre opere, sia di antica che di moderna produzione, la prossima anno ospiti qui, proprio perché è un modo anche di avvicinare due culture così differenti, ma soprattutto di conoscerci e di magari creare anche delle collaborazioni e degli scambi artistici e con delle residenze sia rivolte ai più esperti ma anche ai giovani. 大家能看到这个桌子上的这个艺术品呢，是上德兰艺术家他是为了纪念伟大的邓丁700周年，当时创造了一个系列，他专门选了这个艺术品，献给我们的永嘉县，然后在今天这么一个特殊的日子，来代表着我们中意两个城市的这种以文化艺术为核心的一个交流。这个作品的名字啊， 叫中文的翻译叫漂泊的居所，代表着一种艺术家，对漂泊的居所，这代表了艺术家对这种价值的追求，世界各地
我们可能是会在这个追求和探索的这个路途当中，可能会有很多漂泊的这种经历，不过到了最后，每个人肯定会找到一种自己的这种居所，所以这种意义呢，也是献给一种艺术文化交流，为促进一种艺术交流，让中国永嘉与意大利的蒙特尔有好牵手。 这个作品呢是来自2020年当代陶瓷系列。非常感谢，非常精美，谢谢。Grazie, grazie a voi。Sì, volevo solo leggere questi versi che sono molto significativi。 Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere e salire per l'altruiscale. Questo è importante perché ci fa capire come quando si deve cambiare città, nazione, per motivi professionali e per motivi di altro genere, quali oggi la nostra società ovviamente richiede, ha bisogno di un'accoglienza, di creare delle parti di crescita e di dialogo comune. E devo dire che questo dialogo in Castellamonte con Cialmini e con l'edizione Imprendini è nato, e anche la città di Castellamonte, più di un anno fa. Ma oggi abbiamo già creato delle buone basi e io fra l'altro ringrazio perché anche l'associazione Forza delle Donne oggi mi ha donato lo spettacolo proprio perché dire che nascono delle collaborazioni non soltanto dal punto di vista artistico e culturale ma anche sociale e di introduzione proprio dei saperi, delle conoscenze nel rispetto della forma umana. Grazie. 对，这个是刚才我们这个阿丽娜协会赠送给桑德兰的一个纪念品。他刚才呢，他说他想借这个机会分享他的一个概念，特别是针对青年的艺术家，因为青年的艺术家在他的路途当中有非常多这种漂泊、心酸的感觉。所以我们世界各地一定要积极建立这种对话机制，就好像格斯莫德跟永嘉。 让这些青年的追求者，不再有这种漂泊的心酸，是有一个归宿感，有一个非常友好的一种接待，一种空间，让他们可以在世界各地，流通交流，展示他们的这个艺术价值。 Grazie. Sì, voglio solo concludere salutando, facendo un saluto mio personale e anche di tutti i miei colleghi che si occupano di arte, di artigianato della ceramica, e poi vi sarà presentato il nostro curatore Giuseppe Bertero, perché poi d'ora in poi i rapporti, soprattutto per l'esposizione, la scelta e le collaborazioni saranno con lui. Io ho fatto solo da ponte e questo mi ha reso molto felice, ma personalmente preferisco fare arte che cultura. 最后一句呢，接下来我们有一些关于下一届的具体工作，交由我们这个组委会的主席具体呢跟永嘉县政府，我呢作为文化大使，将尽我所能。 Grazie. Allora, a questo punto direi che d'obbligo un saluto da parte della vice sindaca di Yongxia. A noi grazie. 好了，接下来我们邀请永嘉县政府代表，龚县长，为我们致辞。这是我的，刘毅。丁丁的马扎市长、陈明会长，各位朋友们，大家好。今年，好的，那个画面没有。
今年2月17日，永嘉县与卡斯特拉门特市以陶瓷为媒介，通过在线视频会议签订了建立友好交流关系的意向书。今天我们因陶瓷事业发展再次的相聚在线上进行交流切磋，这是我们两地合作发展迈入新阶段的一个开始。Mi ricordo che in febbraio di quest'anno abbiamo organizzato un webinar promuovendo la reciproca conoscenza, gettando queste basi di condivisione. Sono davvero contenta, felice che ci ritroviamo ancora oggi per approfondire e rafforzare operativamente le intese raggiunte in precedenza sulla base dell'arte e della ceramica.永嘉和卡斯特拉蒙特市同为陶瓷的发源地，同样拥有源远流长的传统制陶工艺，具有相近的产业共同的需求，两地的合作非常的必要。永嘉陶瓷文化历史悠久，底蕴深厚，魅力独特，是中国陶瓷的一个非常重要的分支，是中国走向世界世界认识中国的重要的文化符号。Siamo convinti che tra Castellamonte e Yongjia siamo entrambi cittadina della ceramica con una cultura, tradizione, storia molto lunga, con relative attività e persone artigiane e di cui siamo convinte che possiamo creare questa finestra di dialogo sia per far conoscere il mondo circolare cinese sia per far conoscere ai connazionali la cultura italiana della ceramica. 我们非常荣幸受贵市的邀请，作为2024年第63届卡斯特拉蒙特市国际陶艺展的主宾城市。贵市的陶艺展已经发展成为国际陶瓷文化的交流地，世界陶瓷精品的荟萃地，是汇集全球陶瓷商贸的国际化、品牌化、专业化的盛会。Siamo davvero onorati di essere città ospite della prossima edizione, no, della mostra internazionale della ceramica. Castellamonte ormai rappresenta un tempo, uno spazio specifico di incontro internazionale della ceramica, nonché di tutte le sue attività correlate, le espressioni internazionali della ceramica. 作为陶艺展的主宾城市，永嘉对于发展陶艺传统产业的优势基础，推动科学进步和技术创新，促进国际交流和合作，担负重要使命。我们希望通过陶艺展，让世界朋友更好地体验欧窑独特的陶瓷文化魅力，共同促进陶瓷文化的创造性转化、创新性发展，让千年永嘉在新时代焕发出更加璀璨夺目的光彩。我们期待通过陶艺展的这个平台，加强与贵市的密切合作和通力协作，共创陶瓷产业的美好明天。永嘉 in quanto la città ospite, noi ci impegneremo come una missione da completare, quale promuovere, valorizzare la ceramica a livello internazionale, promuovere maggiore spazio di interscambio per i giovani artisti, nonché discutere e individuare insieme le strade di sviluppo futuro mondiale, internazionale e anche in relazione a tutte le possibilità di innovazioni scientifiche e culturali
此次交流活动为两地的友好交流拉开了帷幕，为今后的共同合作搭建起了新的桥梁，这是深化合作、互促共进的起点，必将谱写两地优势互补、整体提升的时代新篇章。希望我们双方常走动、常联系，在更多领域加强沟通交流，相互促进，共同发展。最后，祝卡斯特拉蒙特市的明天更加美好，祝两地的合作结出更加丰硕的成果。谢谢大家。E quindi per noi oggi rappresenta l'apertura di una grande scena internazionale di scambio e collaborazione e vorrei augurare sinceramente una bellezza futura per Castellamonte e i cittadini di Castellamonte e spero che da oggi in poi possiamo rafforzare le nostre comunicazioni, i nostri contatti per individuare insieme questo grande progetto condiviso nell'ottica di reciproco interesse e di reciproco obiettivi di sviluppo. Grazie a tutti. Sì, possiamo proseguire. Allora, grazie e buon lavoro a tutti noi da oggi in avanti, ecco. Allora, proseguire. Allora, la parola a Ennio Pedrini. Ennio Pedrini è un editore, l'anno prossimo ci sarà una pubblicazione per quanto riguarda Castellamonte e la ceramica, nell'ambito di questa collaborazione che nasce da oggi. Vai, Ennio. Grazie a tutti. Grazie alle autorità presenti, grazie alle autorità che sono in collegamento con noi, grazie anche al pubblico presente. La collaborazione, la fattiva collaborazione con Angi e il suo presidente Chen Min, che operano nella diffusione della cultura e della tradizione di due grandi civiltà, quella italiana e quella cinese, ci hanno condotto dopo un lungo partenariato che, vorrei ricordarlo, ha già prodotto i primi tre volumi della collana La civiltà di Jiangsu, tra cui l'importante Manufatti di Giada, ma non solo, abbiamo pubblicato anche La scoperta di Luyan e Patrimonio culturale immateriale, e abbiamo anche pubblicato un importante testo che è Il pulsare di un destino comune Italia-Cina. Ecco, detto questo, oggi ho il piacere di comunicare che l'editore Pedrini darà alla stampa un libro nel 2024, è Castellamonte, città della ceramica, libro che sarà già in fase di avviata lavorazione e sarà realizzato con il supporto di due autori locali, l'ambasciatrice Sandra Luzzi, sempre presente e veramente una persona di grande cultura e di grande capacità culturali, che è affiancata da Maurizio Bertolato. Io devo inoltre ringraziare l'amministrazione comunale, gli assessori presenti e il sindaco per il patrocinio morale che varranno a questa pubblicazione e per chiudere, per estrema sintesi, vorrei invitare la delegazione delle donne forza cinese, delle donne cinesi, che vorrei poi omaggiare un libro delle nostre edizioni, che è di una donna straordinaria come voi, dei primi del Novecento, Amalia Guglielminotti, un libro che con la prefazione di Vittorio Sgarbi. Grazie e ci auguriamoci che questo decolli splendidamente questa nuova collaborazione. Traduco semplicemente che sono ancora in collegamento. Cancelliamo il gioco di Trini, se già da la sua quindi in Cina, quindi in Cina, 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 in Cina,
关于中国意大利合作的，我们现在接下来的目标呢是在2024年，在这个泽蒙德陶瓷艺术节期间，我们已经选定了两位，一位是这个陶瓷艺术家桑德拉，另外一位是陶瓷艺术家，到时候呢我们会选择一些艺术家和他的作品，从古代陶瓷艺术到现代陶瓷艺术创新，来编入这本书，到时候我们也会邀请我们中国方的一些代表性的艺术家参与这个出版。 Grazie, allora la parola al professor Del Vero. Bene, grazie. Questa collaborazione sarà sicuramente un fatto importantissimo per queste volte. Ci tengo a precisare che Castellamonte ha anticipato un rapporto con la Cina grazie alla presenza di un grande artista cinese che si chiama Zhou Mengbo, che ha vinto il primo premio nel 2019 con una sua bella opera, Stile e Love. Ed è una ceramica cinese, c'è una parte tradizionale straordinaria, splendida in tutti i suoi aspetti, ma oggi c'è una ceramica contemporanea fatta da grandi scultori, da grandi artisti che potrebbero ben figurare alla Biennale di Venezia come questo suo mondo. Quindi io mi auguro che questa collaborazione si attivi al più presto per predisporre al meglio la presenza della Cina a Castellamonte. E fatemi dire, ci tenevo da poco a dirlo, la Cina è vicina, cercando, parafrasando il titolo di un film del 1966 di Marco Bellocchio. Grazie. 陶艺展的总策划人，他刚才跟大家分享，他说他记得2019年曾经有一个来自广东的中国艺术家，得了一个特别奖，他的一个艺术品，而且呢，他现在今年呢已经被威尼斯双年展入选，所以我希望有越来越多的中国朋友能够进入我们这个空间。 给他们更大的这种国际舞台啊，展示他们的艺术价值。Grazie。Allora adesso Chen farà il suo intervento ufficiale，grazie。现在由我不再作为翻译，作为中艺青年会长，我先说。 我先跟大家说一下日语，然后用中文啊，包括另外一个italiano，会有一个就是来这个可能在哪里。 我们的rappresentanza della nostra associazione anti associazione nuova generazione italo cinese fondata nel 2007. In tutti questi anni ci siamo impegnati a promuovere oggettivamente lo scambio culturale tra Cina e Italia. Attraverso anche metodologie come si dice, pratiche scientifiche, da una parte promuovere l'integrazione sociale delle comunità cinesi in Italia, che siamo più di 350.000, dall'altra tutte le opportunità di cooperazione, no, tra Cina e Italia, da vari punti di vista, culturale, artistico, scientifico, l'educazione. No? Per noi l'obiettivo è sempre uno. Sempre lo stesso, quello di promuovere, no, un'amicizia, un rapporto amichevole, no, tra i nostri popoli, che secondo noi è la base di tutto.
no? E quando abbiamo scoperto Castellamonte, grazie agli amici italiani, Sandra e Emilio, che sono venuto due volte, no? Visita approfondito, e quando ho scoperto, ho subito fatto da promotore, ah, guarda, in Italia c'è, si chiama Castellamonte, c'è questa storia, ci sono altri artisti, no? Vali, c'era antiche connessioni anche con la cultura cinese. E questo, guarda, ai tempi record, avevo tempi record perché in cooperazione sono venuti in un anno, prima che non in tre mesi abbiamo raggiunto un ordine di intese, no? Con la parte istituzionale con gli artisti cinesi. Eccoci oggi qua, no? Con un impegno reciproco che è quella della prossima edizione della mostra, e quindi ci aspettiamo, come si dice, tantissimo a vedere queste varie espressioni letterarie, artistiche, opere, no? E in modo che questo spazio diventa veramente spazio di dialogo, di confronto, no? Di condivisione.跟大家分享的啊，因为从我们去年年底发现了这个克斯达蒙的这个朋友损坏历史啊，这个考斯的艺术，他们甚至有文物修复，很多块啊，我们在将近打破纪录的时间，因为通常一种国际合作啊，每有两年时间我们是很难达成的，而且呢各种机缘巧合啊，对于我们这次跟其实我们前后只用了3个月的时间。 就达成了这个最基本的共识啊，从政府层面，从艺术家层面，从教育啊，从这个将来发未来发展空间啊，所以今天呢再次在这里相遇，而且呢双方呢有一个共同努力的目标啊，就是怎么样把我们下一届的这个考一展啊作为一个国际空间，进加深我们之间的这种对话啊，对我们可以让我们真正的。 建立成这种对话机制、交流机制，可以的分享的，可以共同分享的机制。Grazie, grazie. Allora, vi ho detto prima che all'interno comunque di Castellamonte fa parte di un contenitore che sono le cantiere canavesiane. Vi ho detto prima che sarebbero arrivati due sindaci di Aldea, Marco Succio e di San Giorgio Canavese, Andrea Zanusso, sono arrivati, sono qui, sicuramente insomma anche assieme a loro faremo insomma, si lavorerà assieme a loro. Permettetemi di salutare anche la per sottolineare l'internazionalità sostanzialmente di quello che stiamo facendo. Noi l'anno scorso abbiamo ospitato la Romania, che è qui presente in sala, Vali Ionescu, che sta lavorando assieme all'amministrazione comunale e agli uffici del comune di Castellamonte alla realizzazione di un gemellaggio con la città di Greci in Romania. E quindi stiamo lavorando anche verso questa direzione. Io per i saluti finali darei la parola prima ad Alessandro e poi a Claudio. Io voglio dare una informazione che ci sono in Romania. 通过这个陶艺展的这种合作交流之后，我们现在呢已经找到罗马尼亚的一个也有这个陶瓷历史的一个小镇，我们正在谈怎么样把建成一个友好城市的关系，通过艺术我们可以展开很多合作的方面。Io mi aggiungo semplicemente ai saluti e ringraziamenti a tutti i presenti e a tutti quelli che hanno reso possibile questa futura collaborazione tra l'Italia, Castellamonte e la Cina. Io ci tenevo a sottolineare quello che in realtà già altri hanno detto, cioè, ma anche Sandra, io trovo importantissimo il fatto che oggi siano qui presenti
le donne, dell'Associazione Culturale Forza delle Donne. Come è stato detto e ribadito più volte, non esiste secondo me cultura senza benessere sociale, ma non esiste neanche benessere sociale senza cultura. A Castellamonte noi abbiamo in atto delle progettazioni per la tutela della donna, della dignità della donna, della sicurezza della donna con un'associazione del territorio che si chiama Violetta, che è di Brera, ma con la quale stiamo lavorando anche noi, e io sicuramente al termine della giornata vi disturberò, perché la speranza è quella di collaborare a 360 gradi, quindi non solo con la cultura, ma anche, come dicevi giustamente tu, per l'integrazione più pura della popolazione cinese che vive qui da noi. Grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie. 这个中国女性代表团，因为我们这个也是代表了这种社会互助，所以我希望呢，大家呢在结束之后，因为我要介绍你们认识当地的一个意大利人的女性协会。 Io nel ringraziare e salutare la delegazione cinese, mi accordo quello che diceva Alessandro, ricordando che i ceramisti di Castellamonte hanno realizzato una collezione di scarpette rosse in ceramica, e la scarpetta rossa è il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e chissà che questa collezione possa essere l'inizio di, possa essere un ulteriore momento di scambio. Proprio da questo tavolo, durante una delle nostre iniziative culturali, il professore universitario ha detto che il razzismo è il sintomo di chi non ha una cultura forte. Credo che queste storture si possano superare creando dei ponti che solo la cultura, l'arte e in questo caso la ceramica, auspico, possano creare, e che siano dei ponti solidi e forti, e sono sicuro che questo scambio e questi momenti di confronto possano creare questi ponti, e di questi ponti ne beneficeremo entrambi a Castellamonte e a Iulia. Quindi vi ringrazio di nuovo. Castellamonte文化旅游局的局长说他的接的这个首席议员的这个话。 他想到了，因为我们当地呢有一群陶瓷艺术家，当时呢做了一系列的作品，叫红鞋，红色的各种各样的鞋，象征的是什么？象征的是反对这个对女性的暴力，是这么一个价值观，所以他说今天非常开心，从国际合作，我们还可以谈到这个社会同和。 他刚才能说到一句话，一个种族歧视者是因为他没有文化自信，而我们今天就是为了加强我们所在的两国人民的文化自信，这个是最好的避免种族歧视现象的一种做法，所以我刚才给他点了大拇指。 Bene, allora la conferenza stampa è terminata, adesso daremo un piccolo dono a CEN, il rappresentante dell'ANCI, e all'Associazione delle Donne. Vi ricordo che domani pomeriggio alle 18 ci sarà la masterclass con Peppone Calabrese e con, insomma, l'ho detto all'inizio, sono qui presenti già gli artisti dell'attraversamento meridiano dell'opera esposta a Palazzo Botton, Raffaele Bentasuglia e Damiano Scotto, che assieme alle designer di Elle Design e assieme alle tre terre canavesane terranno la masterclass qui alle 18 domani. Per iniziare correttamente il percorso sarà la nostra ambasciatrice Sandra Baruzzi a consegnare i due doni. Grazie. Abbiamo finito la nostra conferenza.
下次我们下一届啊，跟大家讲出来的时候啊，然后再用大亲自，有点重啊，亲自再转交给这个申代表。董事长，你还有什么话要补充的吗？今天非常高兴，也非常荣幸能够再次跟卡斯特拉蒙特市的各位官员和艺术家们通过视频啊，能够汇聚一堂。最后呢，就是我有一个诚挚的邀请，就是邀请我们卡斯特拉蒙特市的各位政府官员、我们的议员，还有我们的艺术家朋友，能够尽快到中国浙江温州永嘉来访啊，然后到我们美丽的南溪江畔，到我们古老的欧窑遗址，到我们全新的欧窑小镇，来感受一下属于我们永嘉独特的人文和自然的一个美好的一个场景啊，谢谢。all'assessore, al capo consigliere, nonché all'artista, di organizzare quanto prima una visita ufficiale presso di noi, in modo che noi possiamo dimostrare veramente la nostra tradizione, il nostro patrimonio naturale e patrimonio umanistico di Yongjia, così potete conoscere cosa significa per noi l'arte della ceramica nel passato, di oggi e per il futuro. Grazie, allora prendiamo le due mani per organizzare il viaggio. Allora, la rappresentante... Sì, hanno già... Ecco cosa, non so come... L'opera è questa, ovviamente, che in questo momento è un passato simbolico. C'è stato uno scambio, mi è stato donato lo stendardo dell'associazione Forze delle Donne. Già questa parola forze e non forza vuol dire che si parla al plurale femminile, quindi questo è già un significato molto importante. E che ho accettato, e da parte di tutta la città viene donato il catalogo della 62esima mostra con una piastrella in ceramica alla Presidente e anche il libro di Marina Rota, Amalia Guglielmetti, si tratta di poesie ovviamente e di una ricerca che ha fatto Marina Rota, delle edizioni Pedrini, che è stato donato dall'editore Ennio Pedrini. Grazie. Poi l'altro dono è stato detto che si rappresentava tutta la città a Chen. Si vede. E questa invece è una litografia di una mia ceramica, però omaggiata sempre dalle edizioni Pedrini. Sì. Così? Sì. Sì.
è il catalogo ovviamente. Ah, è vero, vado di là, andiamo un po' più in là. Ecco. A posto. Grazie Giuliana che mi hai fatto una foto. Grazie. Sindaci, venite a fare almeno una foto. Almeno la foto. Le uscite a fare screenshot della schermata? Del... No. No, perché non siamo avanti come vuoi, ma qualcosa. Mariangela, abbiamo qualcosa di più. Usiamo come cinese, ma. Guarda, lì c'è Italia, dove c'è, no? Bene, signore. Guarda, avanti. Tu passa la. Dai, se no vieni qua dietro in mezzo, vieni qua su predellino. Grazie a voi. Yeah.